maltempo flagella le province di Ancona e Pesaro Urbino, almeno 9 i morti, 4 dispersi, strade divelte, case allagate, blackout e tanta paura. Il presidente Acquaroli ha chiesto lo stato di emergenza e proclamato 2 giornate di lutto regionale. La luce va via, mamma mia. Assurdo, raga, assurdo. Sta aumentando ancora, eh. Sta aumentando. E con queste immagini drammatiche apriamo qua il nostro telegiornale. Buonasera a tutti e benvenuti a Occhio alla Notizia. La Procura di Ancona ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e inondazione colposa a carico di ignoti per indagare sull'alluvione che si è abbattuta sulle Marche. La Prefettura ha confermato che al momento sono 9 i morti accertati e 4 i dispersi, 2 dei quali minorenni. Tra le vittime sempre accertate ci sono Fernando Olivi, 82 anni, ex ristoratore che abitava ad Ostra in una casa al primo piano. Purtroppo la sua abitazione è stata invasa dall'acqua quando il fiume Mise è esondato. Le finestre sono state sfondate dalla corrente e i mobili gli sono franati addosso. Nello stesso comune hanno perso la vita il 52enne Diego Chiappetti, il 42enne Enaji Mohamed, di origine africana, nordafricana, e Giuseppe e Andrea Tisba, padre e figlio, rispettivamente di 65 e 25 anni. Sono morti insieme, intrappolati nel loro garage ad Ostra. Non ce l'ha fatta anche Rina Febbi, 75 anni, di Barbara, che al momento dell'alluvione era in casa con il marito. A Trecastelli è deceduta un'anziana, Maria Luisa Sereni, di 72 anni. A Bettolelle, invece, i vigili del fuoco hanno estratto dalla sua auto Gino Petrolati, di 89 anni. Anche per lui non c'è stato nulla da fare. Il bilancio è in continuo aggiornamento e, come spiegato in una nota dalla prefettura, i dispersi potrebbero rientrare fra i soggetti in via di identificazione. Sono 150 invece le persone sfollate che non possono rientrare in casa. La maggior parte di queste si trova nel comune di Senigallia, ma il numero è in crescita. Non sono escluse altre evacuazioni. Per domani è stata emanata l'allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico. Ma ripercorriamo nel servizio di apertura quello che è successo sin dalle prime ore dell'alluvione, guardate. Fiumi esondati, strade come torrenti, auto trascinate dall'acqua e case allagate. Ha seminato morte e distruzione l'alluvione che ha colpito la regione Marche la notte scorsa. L'eccezionale nubifragio, durante il quale sono caduti 420 mm di pioggia in circa 3 ore, si è riversato principalmente nelle province di Pesaro Urbino e Ancona, provocando vittime e danni ancora non quantificabili. Nella notte i vigili del fuoco hanno salvato decine di persone che a Senigallia si erano rifugiate sui tetti delle abitazioni e sugli alberi. Operazioni di soccorso anche nel pesarese, dove sono state recuperate dall'elicottero del Corpo Nazionale 5 persone in difficoltà, a Serra Sant'Abbondio e 2 sul Monte Catria. Molte zone erano isolate e attraverso i social e gli altoparlanti delle pattuglie i sindaci e le forze dell'ordine hanno invitato i cittadini a mantenere la calma, a non uscire di casa e a salire ai piani più alti. La luce va via, mamma mia. Assurdo, raga, assurdo. Sta aumentando ancora, eh. Sta aumentando, guarda che roba. Situazioni critiche anche a Cantiano, Cagli, Frontone, Serra Sant'Abbondio, Ostra Vetere, Corinaldo, Arcevia, Sassoferrato, Serra dei Conti e Iesi. Tramite ordinanze è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, sono stati attivati COC, i centri operativi comunali, e si è messa in moto una grande macchina operativa.
Intanto l'apparato di sicurezza è stato coordinato dal presidente della regione e dagli assessori alla protezione civile Stefano Guzzi e alla sanità Filippo Saltamartini. Abbiamo ricevuto più di 2600 telefonate al 112, ha spiegato quest'ultimo. Per questo è stato chiesto aiuto al sistema di emergenza della Toscana. Il pronto soccorso dell'ospedale di Senigallia ha accolto persone in stato di shock e ipotermia dopo essere state salvate e trasportate fuori dalle abitazioni dove erano bloccate dall'acqua. Ci sono poi traumatizzati e feriti per lesioni significative che sono stati trasportati negli ospedali di Iesi e Fabriano. Anche una parte del nosocomio di Senigallia e della farmacia sono invasi dall'acqua. Sempre in questa città l'ASUR sta predisponendo un servizio di assistenza psicologica. Nel pomeriggio il governatore ha proclamato due giornate di lutto regionale, oggi e domani, sabato 17 settembre. A Quaroli ha anche disposto l'esposizione a mezz'asta della bandiera della regione sugli edifici istituzionali e ha invitato gli enti pubblici ad associarsi alla manifestazione di cordoglio. E come avete sentito nel servizio, il comune di Cantiano è stato uno di quelli più colpiti. Filippo Pucci ha documentato il drammatico scenario e ha raccolto le testimonianze di chi ha vissuto quei momenti di paura. L'ondata di maltempo che nella giornata di ieri ha interessato la regione Marche ha duramente colpito il piccolo comune di Cantiano, paese di 2000 abitanti alle pendici del Monte Catria. La prima pioggia è iniziata a cadere intorno alle ore 16 del pomeriggio per poi progressivamente peggiorare nelle ore successive fino a che alle ore 19 la piazza di Cantiano era immersa d'acqua. Attività, auto e chiese sono tutte finite sotto ad una coltre di fango ed acqua dalla quale era impossibile sfuggire. Queste le prime immagini registrate in piazza Lucioli ieri pomeriggio. Nel giro di alcune ore è caduta tanta acqua pari alla pioggia di circa 6 mesi. Fortunatamente non si registrano vittime, alcuni residenti, su indicazione, si sono portati ai piani più alti ma sono rimasti bloccati in casa senza luce né gas. Da che ora è così? Da stanotte alle 3. Quali danni avete avuto? C'è l'acqua in casa, tutte le case distrutte, c'è immobili distrutti. Tra l'altro c'è anche un cavo della corrente molto pericoloso. Sì, quello lì sono venuti su, hanno staccato la luce, però è qua per terra. Per quanto tempo dobbiamo rimanere così? Io ho 75 anni, mai vista una cosa così. E credo neanche il mio papà e neanche il mio nonno. Una cosa proprio... Poi dice, io non ci sono andata, ma dice che su al paese è proprio un disastro. Un disastro. Ieri sera c'era così d'acqua in piazza, un macello. Questa mattina a Cantiano splende il sole, ma è tanta la fatica delle persone scese in strada con stivali e pale alla mano per liberare vie, case e negozi dal fango. Purtroppo ci ha trovati tutti sprovvisti, ci ha trovati, stiamo lavorando. Speriamo che ci arrivi qualcuno a darci una mano, perché da soli non ce la facciamo. È proprio un alluvione di quelle grosse che non si raccontano. Io mi ricordo ero piccolo, una nel 77, ma non era così. Era molto così. Una volta era forse più preparati perché i fiumi erano più puliti dalla gente, oggi invece non fanno più pulire nulla, non fanno toccare più la pianta intorno agli alberi. Ecco che succede poi quando pensi. Io ho mio fratello, i miei altri hanno un bar qui, gliela portate via tutto, un'attività nuova, iniziata il 1° di giugno, tanti soldi investiti. È tutto da rifare? Tutto da rifare, iniziare a rifare. Pochissima parte del paese si è salvata. Da segnalare in via dei Molini una grossa voragine. I vigili del fuoco hanno prontamente chiuso la strada e fatto liberare le case dai residenti. La disperazione è tanta per chi si è visto spazzare via in un solo attimo la propria casa e la propria attività, come i proprietari di questo bar che si sono ritrovati il balcone rovesciato, chi il proprio negozio di fiori oppure questa storica edicola. Tutto da rifare, non c'è più niente da recuperare, 100% da buttare tutto, melma fino al soffitto, niente da recuperare.
che metri arriva? Tre metri al soffitto. E adesso stiamo provando ad aprire la porta del magazzino che non si apre. A Cantiano sono diversi i fiumi straripati e che hanno invaso le vie centrali del paese. Da quanti anni abita a Cantiano? 63 anni. Cioè 80 anni, perché prima ero al mercato, dopo sono sposata, sono venuta al paese, se no prima stavo in campagna. Lei diceva che in 60 anni non ha mai visto niente di simile. Era simile così non l'ho mai vista, mai. 63 anni. Perché non fanno la pulizia dei fiumi. I verdi non vogliono che tagliano le piante, è questo il fatto. Ma lei ha avuto qualche danno in casa? Sì, il frigorifero, i tavoli, il congelatore, la credenza, tutta butta via, tutta roba da butta via. Ma chi me paga? Chi me paga? Poco più distante, le ditte private locali, munite di escavatori e di bob, cercano di pulire la strada dalla ghiaia e dai massi e di liberare le poche auto rimaste ancora intatte. Qui ci sono una ditta di Cagli che sta liberando il piazzale e grazie anche al lavoro di questi ragazzi forse riesco a salvare la macchina. Ce ne avevo due, una purtroppo probabilmente da buttare, questa se riusciamo a liberarla sarebbe un grosso miracolo. Però il merito va a sti ragazzi che sono veramente encomiabili. Ed è successo tutto in fretta? Sì, il pomeriggio ha piovuto in maniera copiosa, poi nell'arco di 10 minuti e un quarto d'ora è arrivata st'onda, sono straripati i fiumi e l'acqua si è alzata di un metro e mezzo. Una roba che si vede solo sui telegiornali, cioè uno pensa sempre che qui non capita, però l'importante è che alla fine i danni si sistemano, le persone invece no, quindi sembra che non ci sia nessuno che ha avuto dei problemi, quindi quella è la cosa fondamentale. Mentre altri residenti cercano ancora le proprie utilitarie. È riuscito a trovare la macchina di sua madre? No, adesso proseguo per il fiume, speriamo se sia fermata da qualche parte. Dove era parcheggiata? Qua dietro, e niente. Lei questa mattina la sta cercando da che ora? Dalle 7. Vabbè, poteva andare peggio. Alcune ore fa, gli ospiti della residenza per anziani, Casa Amarena, sono stati trasferiti in via precauzionale ad Urbino fino al ripristino della normale situazione nella struttura. Già dalla serata di ieri, i vigili del fuoco, il soccorso alpino speleologico e la protezione civile sono al lavoro per liberare e dare supporto alla popolazione. Siamo partiti ieri sera con tre squadre e poi per il pompaggio, ma non è stato possibile perché qui c'è fango soprattutto, e siamo ritornati stamattina con un bob e un escavatore per poter liberare la città dai detriti. Adesso stiamo andando avanti piano piano, poi vediamo se c'è bisogno di pompare o altro. Per il momento stiamo aiutando soprattutto le famiglie a sgombrare gli scantinati e gli appartamenti. Lavori intensi anche lungo la strada statale Tre Flaminia, dove la forza dell'acqua ha abbattuto alberi portando pietre e fango fin sopra al manto stradale. Da segnalare anche una frana prima della galleria Cave di Pietra. E allora siamo intervenuti questa mattina, la situazione era critica, e c'erano tutti gli alberi insomma sulla strada. Siamo intervenuti, abbiamo rimosso tutta la vegetazione insomma presente. Ora come vedi anche i guardrail e tutto il resto è da sistemare, ma tante alberi, pietre, rami, tutte le cose, ha portato via tutto. Mentre la corrente è tornata intorno alle ore 12.30 attraverso l'arrivo di un grosso generatore, a farla conta dei danni è anche il sindaco di Cantiano, Alessandro Piccini. Ieri ci ha coinvolto questa bomba d'acqua che in poche ore ha buttato a terra l'equivalente di mesi e mesi di piogge ordinarie. Hanno tracimato i fiumi nonostante fossero stati puliti, quindi avessero gli alvei completamente liberi, però ecco, come vedete l'acqua è arrivata in piazza, in pieno centro storico, che è totalmente distrutto. Sono distrutte le attività commerciali, abbiamo distrutta l'intera zona artigianale, industriale del paese, abbiamo interrotte le vie di comunicazione al centro storico, al capoluogo,
Quindi ecco, io proprio stamattina veniamo da una conferenza con la Protezione Civile Nazionale in cui si è accolta la domanda dello stato d'emergenza, quindi da oggi, come vedete, abbiamo dispiegato più forze a disposizione di quelle che abbiamo solo come ente pubblico per poter ripristinare quanto prima la situazione di normalità, e mi auguro, ecco, che dietro lo stato di emergenza possano arrivare anche il sostegno economico all'indotto imprenditoriale, privato, industriale del paese che, come vedete, è a terra. Questa mattina siamo stati anche a Senigallia, pure lì negozi, case, strade sono stati travolti da acqua e fango. Era una tragedia anche ieri sera, sentire le urla della gente che urlava appunto perché dovevano andarla a salvare, quindi non era un'atmosfera veramente terrificante. Sono stati svegli tutta la notte i residenti delle vie situate di fronte all'ospedale di Senigallia, dopo ore da incubo. Questa mattina erano tutti in casa o lungo le strade per cercare con ogni attrezzo a disposizione di togliere acqua e fango dalle abitazioni. Molte strade erano ancora allagate, qualche veicolo è stato lasciato lì dove lo aveva trascinato la forza dell'acqua. Siamo in via Adige, una delle più colpite. Guardate dove è arrivata l'acqua la notte scorsa. Si vede perfettamente il segno anche su questa automobile. Intanto i vigili urbani e gli agenti della polizia stradale dirigevano il traffico dopo aver bloccato la circolazione in diverse vie. Non è stato semplice raggiungere Senigallia, tantomeno il centro storico. Anche sotto i portici c'era ancora una distesa di fango. Signora, chiedo scusa, voi avete un garage qua sotto? Allagato tutto. Completamente ostruiti. Per la conta dei danni è ancora presto, ma c'è chi, abitando al piano terra, sa già di aver perso tutto e dovrà gettare ogni singolo mobile, così come i ricordi di una vita. Ha la casa completamente sottosopra? Sì, non c'è niente da salvare, penso. Ecco, ci raccontava che addirittura le sedie della cucina si sono spostate, sono state trascinate fino alla sala. Sì, sono spostate sul soggiorno, stavano tutte in cucina. La cucina, come vedete, è completamente spostata, divelta. Stessa cosa per il televisore e tutti i mobili che c'erano. La camera, lo stesso. L'acqua, ecco, il livello dell'acqua è questo qui, quindi è 1,20 m. Lei questa notte era in casa oppure no? No, io per fortuna dormivo fuori, avevo un appuntamento fuori regione e non mi sono reso conto che c'era questo rischio. Solo stamattina ho preso questa cosa. Prima era in disordine questa cameretta, anche prima, ma non a questi livelli. Invece questa porta? E la porta l'ha sollevata. Sollevata dalla forza dell'acqua? Sì, sì. E questa era una camera. In che condizioni è l'appartamento? Il nostro appartamento adesso tutti rotta. Il letto, l'armadio, il cellulare, l'elettricista, il frigo, le lavatrici, tutti. Vieni avanti. Andiamo a vedere. Guarda tutti, nostra roba tutti. Guarda. Noi tirare tutta l'acqua. Guarda le lavatrici. La porta, lavatrici. Tutti. Frigo, armadio. Cercate di salvare il salvabile se ancora c'è rimasto qualcosa. Questo è il nostro mio. Tutti rotti. Materassi, tutti rotti. Tutti la vestiti rotta. Adesso. Eravate qua la notte scorsa? Eravate qui? Sì. Non siete riusciti a salvare un po' di cose, a portarle ai piani alti? Non ci sono arrivati niente, non ci sono dici qualcosa. Ah, non siete proprio stati avvisati, vi siete trovati direttamente l'acqua in casa? Ieri sera ho trovato l'acqua fino là qua. E guarda, fino là qua. Quando apri, ha trovato? Ah, quando lei ha aperto la porta già era così? Sì, fino da qua, tutti là. Ancora. Come siamo? Acqua tutti di qua. Si vede proprio la riga, il segno del fango che ha lasciato sulle pareti. 4 ore per tirare l'acqua. Non ci sono arrivati niente.
Che scena ha visto questa notte? Che cosa è successo qua? E a luna abbiamo iniziato a vedere dei lampeggianti, quindi ci siamo affacciati alla finestra e era pieno di vigili del fuoco, vabbè, ovviamente l'ambulanza è qui vicino perché abbiamo l'ospedale a un passo, e hanno cominciato coi gommoni a salvare persone, c'era una grida di aiuto continue e niente, è stata una notte pesante, diciamo. Avete avuto danni? L'abitazione è stata allagata e niente, anche qui sotto il basamento, il garage, quello che c'è. Adesso dobbiamo pulire perché è un casino, veramente problematica la situazione, non è che sia così facile. È stata improvvisa la cosa, molto improvvisa questa notte. Non... Ma quanto è durata? Ma è durata, diciamo, da mezzanotte fino... L'acqua saliva sempre fino dove c'è quella macchina bianca, quindi tutte le macchine erano coperte d'acqua. E poi è andata via, è scesa, ha cominciato a defluire verso le 3:30, 4. Però non è stata una cosa veramente che non si aspettavi. Dobbiamo adesso sperare che non venga ancora la pioggia. Cioè, sembra assurdo dirlo in questo momento, però speriamo che non venga ancora la pioggia. Le auto sono le vostre oppure sono entrate... No, con la furia dell'acqua? Sono entrate con la furia dell'acqua, non sono le nostre. Non lo so francamente come, ma credo che l'acqua sia venuta dal parcheggio dell'ospedale e abbia trascinato le macchine. Qui è in discesa e quindi le macchine sono state. Poi se l'acqua si è ritirata, l'acqua è rimasta lì. Le abitazioni invece in che condizioni sono? Guardi qua, un metro d'acqua c'era, adesso... Piano piano si sta ritirando, però rimane la puntiglia di acqua e fango che è la più... Tante persone al lavoro, vediamo questa mattina, sono venuti ad aiutarvi. Amici, parenti. Sì. Il problema sarà dopo, perché poi quando si secca il fango bisogna tirarlo via col martello pneumatico. Una situazione sicuramente difficile, anche lei, stivali, al lavoro da questa mattina presto? Sì, veramente da ieri sera. Perché non ho dormito, perché man mano cresceva l'acqua cercavo di fare qualcosa, però poi dopo ho lasciato così e stamattina ho aspettato che defluisse l'acqua. E, tra l'altro è entrata in tutto l'appartamento qui. La linea di diciamo, dove è andata l'acqua è quella. Dopo è entrata nell'atrio, in più c'è un appartamento qui sotto. E tutti i gas. Qua la sanitaria ha rovinato tutto? Ha rovinato tutto, è entrato 1,5 metri d'acqua, quindi la linea 1 metro ha rovinato tutto, ha rovesciato anche il bancone, è tutto rovinato. Immagino sia tutto da buttare tra acqua e fango. Abbiamo un magazzino lì sotto, tutto. Tutto. Avete rinforzi questa mattina? Sì, siamo noi dipendenti e titolari che stiamo pulendo. Va in supporto di qualcuno? Sì, di un'amica, abita proprio qui a fianco. Insieme a suo marito? Sì, certo, tutto il gruppo degli amici corriamo da lei. Quindi vi rimboccate le maniche e oggi si aiutano gli amici? C'è bisogno di rimboccarlo, va. Stivali, pala e si parte. Abbiamo un gruppo su WhatsApp e ci siamo mobilitati tutti. Anche lei è venuta ad aiutare? Sì, sono venuta ad aiutare perché hanno bisogno. Purtroppo hanno fatto un disastro, cioè tutto da buttare. Tutto da buttare. È proprio... non ci si può credere. Chi non lo vive non ci crede. Da ieri notte il seminario di Senigallia è aperto per gli sfollati grazie ai volontari della Caritas in stretta collaborazione con il COC e la Croce Rossa. Al momento non sono previste raccolte di abiti o alimenti e nel caso saranno mirate e verranno comunicate sui canali della Caritas diocesana. Inoltre sono attivi un numero di telefono e una mail per comunicare le richieste di aiuto per la pulizia delle abitazioni o per dare la propria disponibilità ad aiutare. Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha chiesto lo stato di emergenza appunto per la Regione. L'annuncio è stato dato questa mattina al termine di una riunione operativa insieme ai prefetti e al capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio. Sono stati momenti di terrore con quantitativi di acqua
veramente straordinari. Ha piovuto in qualche ora un terzo di quello che normalmente piove durante un anno intero, mediamente in queste zone, e in alcune zone ha piovuto il doppio di quello che piove nel periodo estivo. Quindi è stato veramente un quantitativo d'acqua che si è riversato sui territori in maniera repentina, creando lo scompiglio e purtroppo anche la tragedia e la morte. Quindi sin da stanotte con il Presidente, con le strutture operative, ci siamo sempre sentiti proprio per cercare di operare, immaginate, con le difficoltà del caso. Stamattina abbiamo fatto un punto con i due prefetti e con i sindaci delle regioni, intanto per avere un quadro, un primo quadro iniziale. Adesso con il Presidente andremo sul territorio, andare a vedere, a verificare proprio quelle che sono le necessità. Abbiamo attivato il sistema, c'è un sistema come al solito solidaristico di grandissima livello, tutte le altre regioni sono pronte a intervenire, abbiamo disponibilità del sistema. Ovviamente queste disponibilità vanno incontrate, diciamo, con quelle che sono le richieste. Il Consiglio dei Ministri sta lavorando alla delibera di dichiarazione di stato di emergenza, che è stata lavorata appunto nella notte, quindi ovviamente attendiamo le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, però insomma questo significa che lo strumento anche operativo è immediatamente fungibile, fruibile. Abbiamo dato con il Presidente indicazioni anche ai sindaci per quelle che sono le priorità che ci attendono, quindi in primo luogo le persone, i dispersi che ancora sono presenti, abbiamo i dispersi, abbiamo le persone che sono ancora fuori casa e abbiamo questa come priorità. Dopodiché ci sono le priorità del ripristino del territorio, rimettere le reti, acqua, luce, il gas laddove è venuto a mancare, quindi mettere in piedi un sistema che vada anche a porre il territorio in una condizione di maggior sicurezza per come è ovviamente stato colpito, anche per gli eventi che potrebbero avvenire prossimamente. Ci si aspetta appunto nei prossimi giorni anche un nuovo peggioramento del tempo e bisogna farsi trovare pronti. Io credo che noi dobbiamo concentrarci sulle cose da fare adesso. Sul tema dell'allertamento bisognerà certamente approfondire, però è un dato di fatto che l'evento è stato un evento molto maggiore di quello che era stato inizialmente previsto. Saranno fondamentali le prossime ore per cercare di salvare innanzitutto le vite umane che possono essere salvate, identificando, cercando di capire laddove ci siano ancora dei dispersi e cercando quindi di intervenire nell'emergenza e nell'urgenza, e poi pianificare una strategia per cercare di liberare dalle macerie, da tutto quello che è avvenuto questa notte, i centri storici, le strade e tutti i centri interessati, in maniera che si possa tornare a garantire i servizi essenziali. E poco fa il centro funzionale multirischi della Protezione Civile regionale ha fatto sapere che il fenomeno meteo era impossibile da prevedere nella sua intensità e sviluppo con le attuali conoscenze disponibili. Ma per tutti gli ultimi aggiornamenti, siamo in collegamento telefonico con l'assessore regionale alla Protezione Civile, Stefano Guzzi. Buonasera. Buonasera Simona, buonasera a tutti i telespettatori. Lei, Aguzzi, ha seguito minuto per minuto l'evolversi della situazione. Intanto le chiedo informazioni sui dispersi, almeno il bimbo di 8 anni, la ragazza 17enne, sono stati ritrovati, ha notizie in merito? Allora, a poco fa, perché adesso sono stato con Draghi e non vorrei che ci sia qualche notizia di quest'ultima mezz'ora o ora che magari mi sono perso, ma non credo. Mi pare che i dispersi prima erano ancora non ritrovati, quando io sono entrato in questa riunione erano ancora non ritrovati, e se non sbaglio c'erano 10 vittime accertate. Questa purtroppo è la bruttissima, la prima e la più brutta delle notizie da dover dare, perché poi per quanti danni siano molto consistenti, disagi molto consistenti e il disagio complessivo delle popolazioni molto consistenti, anzi io direi molto grave, la cosa più grave sono le vittime, questo non c'è dubbio, purtroppo. Ecco, assessore, visto che lei era con Draghi, è stato deliberato lo stato di emergenza? Sì, questa è una cosa che noi abbiamo richiesto già dall'incontro di stamattina, che è svolto nella sede della Protezione Civile in Regione. Il Presidente Acquarola lo ha già concordato col livello governativo, quindi con Draghi lo
l'accordo su uno stato di stato d'emergenza l'abbiamo rivolta stamattina e Draghi stasera ci ha detto che sarà sicuramente accolta, quindi sotto questo punto di vista abbiamo subito questa riconoscibilità, ma credimi non potrebbe essere diversamente, perché visitando i luoghi di questo disastro si rimane veramente stupefatti di quanto a volte possa essere forte e terribile. Noi nel Pesarese abbiamo visto Campiano, l'abbiamo visto anche ieri nelle ore diurne, ed era già un fatto di per sé gravissimo, ha portato tanti danni, anche se fortunatamente nessuna vittima. Ugualmente poi Serra Sant'Abbondio, strade chiuse, strade rovinate, strade ormai quasi inesistenti, località isolate, e fiumi e torrenti straripati. Ma se si viene di qua nella valle del Misa a Monte di Senigallia c'è uno spettacolo veramente spettrale lungo i fiumi all'interno del comune di Barbara, e lì ci sono state purtroppo anche le vittime, quasi tutte, la maggior parte insomma delle vittime provengono da questi territori. Assessore, a proposito di fiumi, c'è anche chi ha puntato il dito contro la carenza di pulizia degli invasi, dei fossi, con, dicono, responsabilità che ricadono sulle istituzioni comunali, regionali e enti deputati. Che cosa risponde? Guarda, sì, io intanto faccio questa premessa. Un evento come quello che è avvenuto, che era stato sì previsto con un'allerta, ma certo nessuno poteva immaginare che potesse avere un'intensità di questo genere. Nelle Marche non era mai avvenuto niente di questo genere. Allora io ti dico questo per rispondere alla domanda che mi hai fatto. 48 centimetri di acqua in due ore, 48 centimetri di acqua è mezzo metro. Tu prova a immaginare tutto il nostro Appennino con mezzo metro a metro quadro, mezzo metro di altezza su tutta l'ampiezza dell'Appennino, che ovviamente come arrivano al suolo scivolano a valle e si incanalano in un fiume che è un piccolo fiume, il Misa. Una presenza di quel genere, il fiume poteva essere anche lucidato con la cera lacca, ma sarebbe ugualmente sarebbe verificata comunque. Un metro e mezzo sopra i ponti passava l'acqua, un metro e mezzo sopra i ponti. No, una cosa in questo caso sarebbe stata incontenibile comunque. Poi io non voglio neanche esimermi ovviamente da quelle che sono le cose che andrebbero fatte con ancora maggiore cura, cioè la pulizia dei fiumi, però purtroppo in questo senso sappiamo quanto le norme italiane, quanto sia difficile intervenire in questo senso. Non dico impossibile, ma quasi. E ogni volta che ci si addentra alla pulizia di un fiume, alla rimozione di sedimenti all'interno di un fiume, è andarci con l'avvocato, pertanto l'avviso di garanzia arriva di sicuro. Quindi di conseguenza è delicatissimo dovere poter fare questo tipo di interventi. Comunque sia, brutalmente sul Misa, dopo l'alluvione che c'era stata nel 2014, che ugualmente aveva provocato dei morti a Senigallia, delle opere erano state fatte. Era stata rimossa anche un ponte al centro di Senigallia che aveva dei piloni che si infilavano dentro il fiume, quindi poneva l'ostacolo al decorso delle acque. Era stato rimosso, realizzato un nuovo ponte, sono stati rinforzati gli argini. Infatti gli argini non hanno ceduto in questo caso, sono stati scavalcati. E allora in questo caso, credimi, veramente non sarebbe servito neanche un'ulteriore maggiore pulizia. Per quanto utile, capiamoci, per quanto utile. Ecco, per chiudere, i volontari di protezione civile saranno operativi anche questa sera o nel corso della notte? Allora, fino a mezz'ora fa erano operativi. Io credo che durante la notte in buona parte sospenderanno, tranne magari le ricerche dei dispersi, eccetera, che probabilmente certo continueranno anche con la notte, ma in alcuni punti saranno anche a riposarsi, perché è dalla notte scorsa, tutto oggi, tutto il mattino, il pomeriggio, eccetera. Tutta la nostra protezione civile delle Marche, vigili del fuoco provenienti anche da Emilia Romagna Toscana, protezione civile proveniente anche da Umbria e anche dall'Abruzzo. E probabilmente domani saranno con l'additivo circa 1000 persone all'opera, circa 1000 persone all'opera, oltre ovviamente ai tanti cittadini che ho incontrato numerosi oggi e che non stavano a vedere dalle finestre, ma erano sotto casa con pale, badili e con tutto quel che avevano a disposizione per poter intervenire. Assessore, grazie per questi aggiornamenti e buon lavoro. Grazie, buon proseguimento a voi.
Grazie ancora. Alla luce dei numerosi disagi provocati dal nubifragio che ha colpito tra gli altri il comune di Pergola, ASET SPA ha deciso di attivare un servizio straordinario di raccolta di rifiuti ingombranti per venire incontro alle necessità dei cittadini che intendono liberarsi di scatoloni, mobili e altri oggetti resi inutilizzabili dall'allagamento di case, garage, cantine e scantinati. Il servizio sarà attivo da domani mattina, sabato 17 settembre, e i cittadini di Pergola che intendono liberarsi dei loro beni non più recuperabili possono posizionarli sulla strada pubblica di fronte alla propria abitazione. Per quanto possibile, ASET chiede agli utenti di tenere separati diversi materiali, in particolare legno e rifiuti elettrici ed elettronici. Inoltre, la società di servizi fa sapere che il centro di raccolta differenziata di Pergola resterà chiuso fino a nuova comunicazione. D'altra parte sono state annullate tantissime manifestazioni nelle Marche, tra queste anche l'evento di Miss Italia che si sarebbe dovuto tenere questa sera al Pincio di Fano e la Corrifano che è stata rinviata al prossimo 1° ottobre. E questa mattina invece si è dimesso l'assessore ai lavori pubblici Fabiola Tonelli, che ha rimesso le deleghe al primo cittadino, una scelta di vita che rispetto, ha detto il sindaco Seri, perché Fabiola ha deciso di concentrarsi sul lavoro e sul suo futuro. La ringrazio per quello che ha fatto in questi anni, per la vivacità di idee che ha portato in giunta e per il suo entusiasmo. Per il momento le dimissioni dell'assessore non sono state protocollate, ma diventeranno ufficiali nel momento in cui sarà scelto il nuovo componente della giunta che rileverà le deleghe e sarà comunicato dopo le elezioni politiche. Per quanto riguarda il maltempo invece continueremo come sempre ad aggiornarvi su tutti i nostri social e sul sito di occhioalanotizia.it. Domani mattina alle 7 torna in diretta la rassegna stampa. Buona serata a tutti.